L'altra situazione che noto spessissimo, tra l'altro, durante i miei incontri che faccio, le sessioni, è la difficoltà di riuscire ad accumulare denaro, soprattutto quando almeno uno dei genitori ha sofferto, si diceva, a causa dell'esistenza di lui bambino. In pratica, questi in età adulta vuole riportare le cose alla pari, avendo portato un peso enorme per anni, perché la sua stessa nascita lo ha portato ad avere una mamma che ha rinunciato, ad esempio, ad un buon lavoro, un papà quindi con meno libertà perché magari andava via con gli amici ogni tot, o peggio, con la presenza di una suocera, magari per giunta invadente. Eccoci qui, benvenute e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi parleremo dell'essere colpevoli di essere nati. Pensate un po', un programma molto particolare che esiste in ogni essere umano. La colpa di essere nati. C'è chi ce l'ha più forte, più accentuata, chi meno. Ma vediamo subito l'introduzione di questo video. Se in questo momento ti senti bloccato o bloccata, specialmente da un punto di vista economico, è meglio che cominci a prendere qualche appunto, perché assieme scopriremo che quanto accaduto in genealogia o attorno alla tua nascita può influire più di quanto si possa immaginare. Di eventi attorno alla nascita ne ho già parlato, ma in questo caso parlerò di qualcosa di specifico e che, se compreso, ti può essere di grandissimo aiuto, anche perché questo riguarda tutti quanti noi, nessuno escluso. Ricordo a tutti di mettere un bel like a questo video, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina, e ora sigla! Avrete presente le famiglie di una volta? Erano numerose e molto spesso causa di malcontenti tra fratelli, suocera, nuora e via dicendo. Aumento un po' l'aria perché qui fa un sacco di caldo. Non esiste famiglia dove non ci sia stato da qualche parte un modello di questo genere. La moda del vivere per conto proprio è un fatto piuttosto recente nella nostra cultura e in molti casi si è rivelato vincente veramente. Da alcuni criticato utilizzando il termine, mi viene in mente quando studiavo, frammentazione della società. In realtà ha permesso a molte coppie di poter vivere bene, ad esempio, la fase del concepimento e la creazione dei propri figli. Quando si esce da un modello a cui si era abituati, c'è sempre una critica da parte di chi è un po' conservatore. Poi passano gli anni e ci si rende conto che i nati in una famiglia dove c'era più libertà di espressione per la coppia sono figli che hanno, diciamo, meno programmi alle spalle. Non me la voglia chi ha avuto una famiglia più allargata. Io sono nato in una famiglia più allargata, quindi io per primo sono uno di quelli che fa parte del vecchio modello. Per questi ultimi tutto ciò è preziosissimo. Uno stato di tensione di una madre, soprattutto attorno alla nascita, diventa un caso da risolvere, poi in età adulta. Il malcontento di uno dei genitori, ricordiamoci che diventerà sempre un programma da affrontare, perché, come ho detto più volte, il bambino, se non addirittura il feto, percependo la vibrazione di sofferenza di chi lo ha creato, si fa carico del dolore, pronunciando dentro sé una frase ben chiara: cara mamma, caro papà, non preoccupatevi, soffrirò io al posto vostro. Rispetto a ciò abbiamo già parlato più volte, ripeto, più e più volte di questo programma, ma è importante farlo presente. Quello che invece
vuole essere il centro di quanto voglio spiegare ora, è ben altro e fa riferimento a situazioni frequentissime dove il figlio nascendo si sente inconsciamente in colpa perché il suo stesso nascere ha generato sofferenza. Io ho visto casi dove non è solo inconsciamente, ma proprio gliel'hanno detto in faccia, programmi che poi vanno avanti anche di generazione in generazione. Non sono qui per giudicare, ognuno ha il suo karma. Se poi uno dei genitori dice, cosa che mi è stata raccontata per l'appunto più e più volte durante le sessioni, c'è da far venire i brividi, tra virgolette, noi genitori rimaniamo assieme solo perché non vogliamo far soffrire i figli. Ebbene, questa diventa una bomba a orologeria. In pratica deve accadere qualcosa in età adulta, per questo all'epoca bambino, per sistemare quel famoso verbo che fu pronunciato così potente. I figli, anche se non dovessero sentire questa frase con le loro orecchie, in realtà la percepiscono a livello sottile e si sentono responsabili di non poter permettere al proprio genitore di ritrovare la propria felicità, la propria realizzazione. Io ho trovato un sacco di situazioni dove le persone dicevano: i miei genitori trovavano la scusa che noi eravamo piccolini e quindi non si separavano e via dicendo. In realtà la vera traduzione è che o uno o l'altra temevano o di non essere autonomi finanziariamente o la solitudine, il senso di abbandono. Quindi quella dei figli era solo una giustificazione per rendere innocente un desiderio di separazione che in realtà era un desiderio a metà. Per assurdo sarebbe meglio il male minore, ossia la separazione, ma anche qui ci sarebbe tanto da dire. Avremo modo di parlarne magari in altre occasioni. In ogni caso, anche con la separazione, il figlio accusa in parte se stesso, per prima cosa perché non è riuscito ad essere perfetto al punto da farli restare assieme, e poi perché si ritiene responsabile per il solo fatto che la sua stessa esistenza ha fatto diminuire il livello di attenzioni che prima i due coniugi si davano in sua assenza. Cioè prima papà e mamma erano due piccoli piccioncini innamorati che si guardavano l'un l'altro, adesso la mamma e il papà sono tutti centrati sul figlio, quindi si risveglia un programma che può nascere tipo quando questa mamma gli era nata la sorella e non si sentiva più scelta perché i suoi genitori guardavano solo sua sorellina, gli si risveglia con la nascita di un bambino, non si sente più guardata come prima dal marito o viceversa, e lì insomma si innesca un meccanismo dove il bambino stesso si sente in colpa di sentirsi scelto. Ma adesso capiamo che risvolti ha. A questo punto, in una situazione come questa, il sentirsi scelti, vuoi nel lavoro, vuoi nella vita di coppia, in questo futuro adulto, diventerà un problema. Perché da bambino ha causato infelicità e ha creato una situazione che è andata contro l'istinto di sopravvivenza, che si mantiene in piedi per sua natura solo quando la triade è compatta, cioè il rischio di far separare in alcuni casi i genitori o portarli alla separazione crea una disgregazione del clan, della triade, papà, mamma e figlio. Quando manca il papà, manca, rispetto all'inconscio collettivo, colui che porta a casa, un tempo era la selvaggina, oggi sono i soldi e tutto il resto dell'equilibrio con la mamma. Insomma, questo bambino ne sta facendo di cotte e di crude, ovviamente nella sua testa, ci mancherebbe. In poche parole, in età adulta potrebbe trovarsi nelle condizioni di sentirsi scartato da più gruppi di lavoro perché non deve sentirsi al centro delle attenzioni, perché vista quel precedente
visto quel precedente, e se ciò dovesse mai accadere, in forma magari anche forte, tipo diventa amministratore delegato dell'azienda iper mega grande, beh, tutto ad un tratto ci può essere un crollo in ambito sentimentale. Questo l'ho visto parecchie volte, perché ciò che sta ottenendo è troppo rispetto alla colpa che ritiene inconsciamente di avere. L'aver fatto, in questo caso ipoteticamente, separare i genitori perché non si sono più potuti amare e scegliere come prima. Lui dice: è causa mia tutto questo. L'altra situazione che noto spessissimo, tra l'altro, durante i miei incontri che faccio, le sessioni, è la difficoltà di riuscire ad accumulare denaro, soprattutto quando almeno uno dei genitori ha sofferto, si diceva, a causa dell'esistenza di lui bambino. In pratica, questi in età adulta vuole riportare le cose alla pari, avendo portato un peso enorme per anni, perché la sua stessa nascita lo ha portato ad avere una mamma che ha rinunciato, ad esempio, ad un buon lavoro, un papà quindi con meno libertà perché magari andava via con gli amici ogni tot, o peggio, con la presenza di una suocera, magari per giunta invadente. Si mette in suocera, quindi nonna per il bambino, si mette in moto il meccanismo della scarsità, perché la madre all'epoca, seguite bene perché è importante, prendete appunti, poi fate quello che volete, la madre all'epoca inconsciamente parlando lo rifiutava, questo bambino. Una parte a livello inconscio, magari è stata la mamma più brava e più dolce del mondo, attenzione, c'è l'atteggiarsi carinissimo e bellissimo e c'è il programma inconscio che talvolta neanche percepiamo. È lì che a volte si fa fatica per le persone ad arrivare a capire da dove nasce la dinamica. Questo, da un punto di vista strettamente simbolico, vede i seni della madre ed il contatto suo in generale essere vissuti con meno intensità. Questa madre, che sempre inconsciamente dice ti amo, ma a causa della tua nascita mi sono trovata a vivere con la suocera e a non potermi realizzare come da miei progetti, diventa una madre che viene vista come, tecnicamente parlando, è un'espressione di quando in numerologia si parla del numero 2. Ora non vuol dire che se sei nata il 2 rientri in questa cosa, però in questo caso questa madre viene etichettata come fredda ed anaffettiva, che non significa che non ha amato il proprio bambino, ci mancherebbe, è più una lettura che fa il feto e il bambino, molto spesso pure esagerata. Ma quell'aspetto simbolico di una madre fredda, così come viene etichettata, fa sì che il latte un tempo, oggi denaro, sia a questo punto scarso. Ricordiamoci che un rapporto difficile con la madre, e questo riguarda anche il padre comunque, ma parliamo di lei intanto, porta sempre a difficoltà economiche, almeno in una fase della vita, e tutto si ricollega al fatto che è associata alla madre terra, da cui poi da adulti possiamo, grazie alla madre terra, trarre i frutti, in poche parole il denaro in pratica. In sintesi, una madre malcontenta quando incinta o poco dopo la propria nascita, la nostra nascita, genera sempre una necessaria forma di espiazione. Provo un senso di colpa per aver generato questo malessere nelle varie sfaccettature che vi ho mostrato, vi ho elencato, quindi si presenta una forma di espiazione che deve per forza di cose generare un abbassarsi del livello di abbondanza. Per abbondanza non si intende solo soldi, si può parlare anche abbondanza in termini di affetto, di soddisfazione nel lavoro, tante cose. Ci sarebbe tanto da dire in merito e ci sarebbe anche tanto da dire rispetto al fatto che non solo dovremmo guardare alla nostra di nascita e quindi alla nostra esistenza in qualità di bambini, ma anche a quella dei nostri genitori e così via.
nonni, bisnonni, nonne, bisnonne. Quello che posso suggerirvi è che per chi mi segue ho già dato come rituale, sia chiaro, quindi è un ripasso per alcuni, quindi l'ho già dato in un'altra occasione, è quella di chiudere gli occhi, quindi chiuderete gli occhi, ed immaginare che la propria madre, possibilmente fatelo immaginando che tutto accada davanti a voi con la vostra madre dell'epoca e voi dell'epoca, perché andiamo a riparare il programma, tra virgolette, malsano che vi fu all'epoca, tanto l'inconscio non conosce tempo, e immaginare che la madre spalma a te bambino o a te bambina del miele con la propria mano destra, possibilmente, sulla tua lingua dell'epoca, e mentre lo fa ripetere dolcemente una frase del tipo, adesso ve la metto in sovraimpressione, per tre volte: io ti riconosco meritevole, io ti riconosco meritevole, io ti riconosco meritevole. Questo poi andrebbe fatto dalle nostre nonne, ai nostri genitori, e volendo potremmo salire. Questo rituale non è nuovo per chi già mi segue, c'è chi si fa proprio il libretto con scritto, l'agenda con scritto Fabio Nezza, che si prende gli appunti, tanto fra poco esce il mio nuovo libro con tutti gli appunti presi, quindi un po' di pazienza e avrete tutto da sottolineare, ma ho dato un'impostazione diversa. Altro particolare, se volete far fare tutto questo anche dai padri, la cosa è meravigliosa e va benissimo, ma prima ad iniziare questo rituale con la mano deve essere la madre a compiere quindi quel gesto. Fai questo rituale per più tempo possibile, ma non vivere nell'aspettativa contando i giorni di quanto tempo ci stai mettendo con questa pratica, altrimenti così non fai che allungare il giorno in cui potranno cambiare le cose. Molto spesso ci sono cambiamenti in corso, ma non sono visibili se non attraverso un'attenta lettura. E questo fa sì che la persona si boicotti poi, fermandosi eventualmente prima del tempo, allontanando la possibilità di dare una svolta alla propria vita e a quella dei propri discendenti. Ricordo a tutti che in descrizione ci sono quattro importantissimi link. Il primo in ordine vi permette di accedere alla pagina del mio sito dedicato agli incontri a tu per tu con me privati, Skype, Messenger, tranquillissimamente dal cellulare. Compilando il modulo 1, ci sono due moduli, compilando il modulo 1 avrete da parte di una mia collaboratrice informazioni dettagliate per una sessione che viene chiamata di sblocco. In pratica, io all'inizio dell'incontro ti esporrò tutta una serie di obiettivi di carattere economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, coi figli, quello che è. Poi tu mi dirai qual è il tuo di obiettivo, cosa vuoi sbloccare. Magari sono 20-30 anni che sei lì, che dici qui non se ne viene più fuori, insomma alla fine magari si è pure trasformata in una depressione, chi lo sa, insomma dobbiamo dare una svolta alla vita e ciò è fattibile. Poi ti do degli strumenti atti a sbloccare, ci vuole forza, tenacia e continuità, non è che si richieda chissà che interventi che vi faccio fare, però quello che vi dico, devi fare questo per questo tempo, quello sì, va fatto. Poi avete il secondo modulo, modulo 2, dedicato al percorso privato della chiaroveggenza, cioè io seguo una persona per volta. Deve essere stato fatto almeno un incontro del modulo 1 per potervi accedere. E tra l'altro, di recente, devo prima conoscere la persona, insomma ci devono essere dei presupposti. A volte sono io che suggerisco, in base a delle chiavi di lettura che io ho, guarda che saresti una persona adatta per questa serie di motivi, e viene rilasciato un diploma risultato raggiunto. Poi avete la pagina del mio sito dedicata ai videocorsi, seminari completi dotati anche di dispense stampabili,
e potete guardarli nei tempi che volete voi, dal divano, da una scrivania, dal cellulare, dal tablet, dal computer. Vi arriva un'email, dovete solo cliccare sul tasto e tutto parte come YouTube, è uguale, cambia solo un piccolo particolare grafico, ma è uguale. Quindi immaginate, se state guardando me in questo momento, vuol dire che riuscite a fare anche quel videocorso, che tra l'altro è in promozione. Poi avete le mie due gioie, Alaisha e Manoscritto Segreto, le ultime due pubblicazioni, non per importanza, ma come aspetto cronologico di pubblicazione, sono due saggi di psico-biogenealogia, però romanzati. In pratica da questi libri voi potete trarre degli spunti importanti rispetto ai miei studi di carattere genealogico, i principi dell'inconscio, come venirne fuori e via dicendo. Poi avete la pagina delle mie live e lì avete la possibilità sotto al calendario di riportare le vostre domande, che prima o poi le prenderò in mano. Sapete che lì non rispondo, rispondo tramite dei video. Alcuni di questi video che sto pubblicando sono in parte ispirati dalle vostre domande. Io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNedzak.net.